Ciao ragazzi, io sono Marco e oggi sono qua tornato con una nuova classifica, se vogliamo, per raccontarvi un po' la mia visione su Mass Effect. La saga di Mass Effect una delle più belle, inevitabilmente e innegabilmente, del parco titoli Electronic Arts, ma non solo, perché so, parliamo di uno dei capisaldi dell'industria moderna, di una serie che ha fatto innamorare milioni di giocatori e che in qualche modo si è modellata negli anni... In una direzione che non era proprio prevedibilissima, ehm, continuerà la serie di Mass Effect perché, appunto, sappiamo che c'è un nuovo capitolo in sviluppo, ma non abbiamo idea di come sarà. Per cui, intanto che si aspetta quello e la tanto chiacchierata Legendary Edition, che dovrebbe riproporre i primi capitoli, perché non riparlare di quello che è stato? Un passato intenso, controverso, caratterizzato da alti e bassi a volte, ma un bel passato complessivamente, per cui oggi io vi racconterò la mia visione della serie, quelli che sono i miei capitoli preferiti e quelli che ho apprezzato un po' di meno, andando ovviamente dal più brutto, tra virgolette, a quello che secondo me è il più bello. Partiamo dalla quarta posizione, ovvero il gradino più basso della mia classifica in cui ho messo inevitabilmente Mass Effect Andromeda e non per i tanti bug che l'hanno caratterizzato al lancio, ma per un impianto ludico. Che non ha rispecchiato precisamente le mie aspettative. Mi aspettavo un titolo che potesse proporre una forte componente olistica, in realtà ci siamo trovati di fronte a un gioco molto, forse troppo action, in cui le cose che avevano reso celebre cioè Mass Effect sono state progressivamente messe da parte. Il gioco non è affatto da buttare, anzi, lo consiglierei ad appassionati del genere, ma. È comunque una netta spaccatura col passato, è un netto cambio di ritmo e non per migliorare le cose a conti fatti. Un capitolo a tratti molto deludente che conserva alcuni elementi in comune con i precedenti ma che comunque non mi ha suscitato emozioni neanche lontanamente paragonabili a quelle dei primi tre. Tant'è che al terzo posto, alla base del podio, ho messo Mass Effect 3. Allora, Mass Effect 3 è un titolo che in tanti hanno criticato, secondo me, troppo. Perché io l'ho sempre considerato un piacevolissimo capitolo in cui fu trovata un discreto equilibrio fra azioni e componente ruolistica, forse a favore più dell'azione, ma non era affatto un brutto capitolo. Ok, il finale è stato molto controverso, ci hanno messo una pezza che è stata peggio del buco. Sì. Tutta una serie di cose che potevano essere fatte meglio, ma ne conservo comunque un buon ricordo. Nel senso, non mi ha lasciato quell'odio viscerale che magari ho provato con altre produzioni. Lo dico con grande franchezza. Gioco secondo me troppo, troppo, troppo criticato per quelle che poi erano le sue effettive qualità. Gioco che ancora oggi io mi sento di consigliare a tutti, perché in termini di puro game design è comunque un'opera di altissimo livello. Secondo me, secondo posto, questa non me l'aspettavate. Mass Effect. Uno, il primo. Non l'ho messo alla vetta perché... Allora, il primo Mass Effect è stato illuminante, ok? Per tanti versi, incarnava l'essenza di Bioware dell'epoca in maniera molto, molto marcata. Una componente rolistica meravigliosa, uno dei primi titoli a veramente proporre un concetto di causa-effetto percepibile. Cioè... Ci sono stati momenti, non voglio fare spoiler perché magari tanta gente non sarà giocato e lo vorrà recuperare con la Legendary. Quando uscirà è un gioco in cui ti trovi di fronte a dei momenti veramente, veramente difficili. A dei dilemmi morali che ti possono annichilire. Anche se sei uno di quelli che no, ma io i videogiochi non mi faccio coinvolgere. Ecco, gioca a Master Factory 1. Vediamo se non te fai coinvolgere, fenomeno. Ecco, ehm, perché effettivamente è un gioco... È un gioco che, che ti mette di fronte a situazioni incredibilmente intense, complicate e non sono le classiche fai il buono o fai il cattivo. C'è una sfumatura emotiva e morale in ogni scelta che non ti fa capire bene qual è la cosa giusta da fare. Ed è quello che lo rese così meravigliosamente intenso, così meravigliosamente appagante e così fottutamente rigiocabile. Perché alzi la mano chi è che, avendo apprezzato Mass Effect, non se l'ha rigiocato almeno una volta. L'unico grande difetto di Mass Effect era la sua componente action, perché sì, così come accadde col primo Dragon Age, che insomma aveva delle imperfezioni abbastanza marcate in termini di gameplay, di meccaniche di gioco, anche il primo Mass Effect, in termini ludici, è. Sistema di puntamento terrificante eh, Fasi di shooting insopportabilmente imprecise Per un titolo che sì, si, si leggeva su ben altro Ma in cui la componente action così mediocre Ha rischiato di impoverirne il potenziale in maniera abnorme E che a conti fatti ne ha ridotto un pochino la qualità complessiva Ce lo siamo tutti giocato fregandocene Perché quando un gioco è fatto bene da un certo punto di vista Il resto passa in secondo piano ma deve essere fatto veramente bene da quel punto di vista, vero cyberpack. Ehm, quindi, insomma, ci sono degli elementi che devono essere, secondo me, valutati ben oltre i difetti. E in questo senso il primo Mass Effect aveva dei lati così positivi da oscurare anche delle problematiche molto marcate, ma che, comparate con il bello che il gioco aveva da offrire, le trovavi sopportabili, almeno dal mio punto di vista. Primo posto, quindi niente, è inutile fare la sospansa per Mass Effect 2 perché trovo che il secondo Mass Effect sia al netto di tutto il capitolo più equilibrato fra tutti quanti. Cioè, era, è stato un titolo estremamente bilanciato, in cui la componente action era più marcata del primo Mass Effect, ma più che marcata, direi più rifinita rispetto a quella del primo Mass Effect e in cui la componente rolistica non è stata sacrificata in maniera particolare, anzi per certi versi è stato fatto anche qualcosa di meraviglioso, perché insomma io, io ricordo con un, un affetto quasi, quasi reale eh, i rapporti con Mordin o il mio desiderio di instaurare un rapporto affettivo con Jack, insomma... Ehm... C'è stato veramente tanto, tanto da investire a livello emotivo in quel gioco. Io mi sono sentito veramente coinvolto da tutte le missioni con i compagni che aggiungevano tanto e che per certi versi erano anche più belle dell'avventura principale. Cioè, io Ecco, oggi. Quando ho detto faccio sta, sta, sta classifica. Prima ovviamente di cominciare, mi sono fermato un attimo a riflettere e a ripensare. Che amo fare le cose così a braccio, ma chiaramente facendo due riflessioni prima di iniziare e effettivamente se ripenso a Mass Effect mi viene una nostalgia e una, e una disperazione videoludica che non riesco bene a concepire come sia possibile cioè noi ci siamo trovati nell'epoca di Mass Effect di fronte a dei prodotti appartenenti a questa saga così belli e così chiaramente meravigliosi per degli aspetti oggettivi tra cui la narrazione così marcata, l'interazione con i compagni, le missioni integrate poi nell'esperienza principale in maniera ehm, organica, ok? Poi tutto si è perso. Ma non solamente in Mass Effect, nessuno ha saputo replicare quelle meccaniche, quelle dinamiche in maniera altrettanto convincente, in maniera altrettanto valida negli anni successivi. Ed è una follia, perché viviamo in un'epoca in cui si imita e si tenta di clonare ciò che vende e mai ciò che è fatto bene, senza cercare quasi mai un equilibrio fra prodotti che siano appetibili al grande pubblico e prodotti che siano effettivamente belli da un punto di vista strutturale. Mass Effect 2 in questo senso è l'esempio di un gioco fatto bene in cui nulla, nulla è trascurato e in cui nulla è sacrificato sull'altare del consumismo per vendere a tutti i costi. Era un prodotto di una qualità cristallina secondo me che pur avendo forse una componente holistica un pochino meno marcata, un pochino meno di qualità rispetto al primo Mass Effect riusciva a bilanciare tutto così bene creando forse l'equilibrio più perfetto che Bauer abbia mai proposto in un suo prodotto più moderno per cui dal mio punto di vista il miglior mass effect che si potesse trovare è quello a cui io insomma ho, ehm, ho, ho affidato tutti i miei, i miei ricordi più belli ecco se vogliamo perché veramente eh, le esperienze le parentesi affettive vissute in quel, in quel gioco non le ho sperimentate praticamente mai la la tensione di non voler ferire i sentimenti di questo o quel compagno, di la disperazione nella paura di poterli anche solo perdere, tutte cose che nessun altro gioco mi ha suscitato, giusto appunto Dragon Age è un'altra serie che mi ha fatto, eh, che mi ha suscitato emozioni simili, per certi versi migliori, per certi versi peggiori, ma in Mass Effect 2 io ricordo emozioni che non ho più provato e che mai avevo provato prima di giocarlo. Per cui veramente io prego che esca questa Legendary Edition che permetta a tutti di rigiocare delle esperienze così belle e chissà a molti di scoprirle per la prima volta perché sono patrimonio dell'umanità, videoludica. Quei prodotti del genere. E vi dico: ho una mezza idea se dovesse mai uscire Questa Legend Edition di rigiocarmeli tutti, magari sull'altra piattaforma, in live. Ehm, perché sarebbe veramente bello ripercorrere insieme a voi determinate cose della mia adolescenza, dei primi anni in cui lavoravo. Insomma, ehm, Mass Effect è stata una di quelle serie che mi hanno veramente permesso di avvicinarmi al mondo videoludico e di capirne il potenziale umano, oltre che puramente ludico, il potenziale comunicativo, insomma. E Mass Effect, porca miseria, è una di quelle saghe che non riesco a concepire come sia possibile che abbiano perso gran parte del loro spessore per scelte così, un po' controverse. Comunque, ragazzi, al di là di considerazioni che poi, come sempre, mi lasciano eh, andare lungo, voleva essere un video molto più breve in realtà. Vabbè, comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Quali sono i vostri Mass Effect preferiti e perché. E poi ovviamente se vorrete ripeteremo questo tipo di video Anche con altre, con altre saghe in futuro Ma appunto ci teniamo a cominciare con quelle A cui sono più legato Cominciando con quella di Fallout Adesso facciamo quella di Mass Effect Poi vediamo se il format O meglio se la rubrica vi piace La porteremo ovviamente avanti Per cui ragazzi un abbraccio grande Fatemi sapere nei commenti E noi ci vediamo alla prossima